l'operazione prende le mosse dall'operazione Tecno, se non sbaglio. Sì. E ci dà qualche dettaglio in più. Comitato d'affari. Beh, noi intanto parliamo di dati tecnici, non facciamo proclami. La Direzione Investigativa Antimafia ha sgominato un gruppo di imprenditori che si sono avvalsi della presidenza del Presidente del Consiglio, dottoressa Barrile, nel soddisfare i propri interessi. Era un comitato che era legato da interessi privati e utilizzavano la pubblica amministrazione per soddisfarli. Quindi facciamo questa prima chiosa. Lei ha parlato di un'indagine che è il cardine, la base di questa ultima che abbiamo denominato terzo livello. È l'indagine che ha fatto piena luce sulle irregolarità. Su un gruppo di professionisti, ingegneri, direttori del Cassa Autostrade ed imprenditori che per farsi assegnare degli appalti erano soliti ungere le macchine con delle prebende nei confronti dei pubblici funzionari. Da questa indagine prende spunto proprio terzo livello perché uno degli imprenditori Duca era in contatto con l'altro imprenditore che è ingegnere, che praticamente a sua volta aveva rapporti con la dottoressa Barrile, e in questo caso parliamo dell'ingegnere Clemente, che aveva interessi nel sponsorizzare una speculazione edilizia da parte di un imprenditore che era Pergolizzi, in un terreno del comune di Messina. Quindi la storia di questa indagine nasce proprio da queste movenze. È chiaro che poi l'indagine ha affondato la curiosità investigativa perché è emerso un ruolo cardine da parte della dottoressa Barrile, assieme a Ardizzone, che era un commercialista che si era trasferito a Roma, che era conosciuto alle cronache perché alla fine degli anni 80, a cavallo degli anni 90, era stato colpito dai provvedimenti cautelari perché vicino anche a un clan operante in Messina, che era il clan dei Mancuso. Quindi la storia ha delle fondamenta ben solide. Terzo livello è un'indagine che è stata coordinata direttamente dal Procuratore della Repubblica, dottor De Lucia, proprio intanto per la delicatezza del servizio e poi soprattutto anche per la storia. Ovviamente in questa storia sono implicati pubblici amministratori, sono implicati degli imprenditori e conosciuti soprattutto anche nell'area messinese e con diramazioni anche in altre regioni d'Italia. Quindi ci sono delle storie che indirizzano l'andamento della pubblica amministrazione non nell'interesse della collettività, ma in questo caso nell'interesse di questo gruppo di soggetti che si è avvalsa della posizione del Presidente del Consiglio, la quale riusciva a condizionare anche i funzionari o comunque gli impiegati del comune per velocizzare alcune pratiche che interessavano agli imprenditori coinvolti. C'è l'apporto anche di collaboratori di giustizia in questa indagine? Assolutamente no, questa è un'indagine pura, è un'indagine da manuale, un apprezzamento va fatto agli uomini della DIA di Messina e anche a quelli di Catania che si sono interscambiati. Questa è la classica indagine con metodo poliziesco ed è un orgoglio per noi appartenenti alle istituzioni quando indagini con una chiarezza, una semplicità come queste vanno avanti. Non ci sono aree inesplorate, ci sono soltanto delle grandi professionalità che oggi hanno dimostrato di poter fare piena luce su fatti anche importanti e delicati che riguardano l'amministrazione e la democrazia della città. Indagine conclusa o ancora ci sono dei risvolti?
Guardi, io questa domanda preferisco non rispondere. È ovvio che ogni indagine, come lei ben sa, è un'indagine che inizia e ha una fine. È ovvio che noi abbiamo interesse nel ripristinare la legalità in quelle zone d'ombra o in quelle aree grigie dove difficilmente a volte si trova il bandolo della matassa. Però grazie a degli investigatori preparati, ritengo che la DIA e la guida illuminata del procuratore riuscirà a trovare la strada. La misura cautelare in carcere per Pergolizzi è una scelta dovuta a che cosa rispetto agli altri che sono domiciliari? Questa è una graduazione che ha dato il GIP, non dipende dalla polizia giudiziaria. È chiaro che noi rispettiamo le scelte di un giudice terzo e abbiamo eseguito i provvedimenti che ancora sono in corso dalle prime ore del mattino di oggi. Oltre all'operazione Tecno, in questa operazione di oggi confluisce anche qualcosa dell'operazione Matassa. Sì, in questo caso la Presidente del Consiglio, attraverso dei soggetti che erano delle persone a lei riconducibili, aveva due cooperative che esprimevano